L'ordine del giorno, come sapete, era esposto e denuncia, cioè l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo deciso di uno fare un volantinaggio che se penso che tutti abbiate visto, ma comunque lì ci sta ancora qualche copia del volantino al quale hanno aderito appunto le forze che poi lo hanno firmato e poi avevamo altri due obiettivi, altre due azioni che erano appunto l'esposto e la denuncia. Sulla questione denuncia o comunque insomma su tutte e due abbiamo chiesto, non in via diretta ma tramite consiglieri comunali, un accesso agli atti perché ovviamente è necessario per avere in mano la documentazione ufficiale sulla quale poter intervenire. Ci risulta però, almeno questo è quello che si sta dicendo in giro, ovviamente io personalmente non ho nessuna certezza concreta, se qualcuno ce l'ha si può, che la dica, insomma che ci sta, sembrerebbe che ci sia un'inchiesta aperta sulla questione che i carabinieri stiano facendo indagini, almeno questo è quello che si dice in giro. Io Pronto? non so se questa cosa è vera o non è vera. In base al manifesto. Sì, grazie, C'era una grazie. circilla. Sì, dopo di quelle, io non lo so se è vera. Se è vera e quindi ci sta già un'indagine in corso, ovviamente quindi la denuncia in sé diventa un fatto non importante perché ci sta già un'inchiesta in corso. Quello che però invece necessariamente riteniamo si debba fare è un esposto. L'esposto secondo noi va fatto a tutti i soggetti che in qualche modo insomma, incidono sulla questione, quindi a partire dal Parco Nazionale del Vesuvio, la Sovrintendenza, la Corte dei Conti, la regione Campania, in particolare l'autorità l'ufficio di gestione del gestione Por del Campania. Por Campania, la stessa Comunità Europea, insomma tutti i soggetti che in qualche modo possono incidere, hanno insomma voce in capitolo sulla questione. Nell'esposto ovviamente vanno spiegate le cose, quello che è il nostro punto di vista, va documentato con quelli che sono appunto, i documenti che ci stanno e quindi insomma, l'obiettivo è mettere a conoscenza di questi soggetti dell'accaduto. Quindi abbiamo verificato attraverso diciamo, gli uffici legali di Legambiente anche la possibilità, diciamo, come fare questo esposto. Perché la nostra idea era comunque che l'esposto lo firmasse piuttosto che qualcuno in rappresentanza di, lo firmassero i singoli cittadini, cosa che ovviamente è fattibile. I singoli cittadini appartenenti appunto al movimento. In realtà però l'avvocato di Legambiente ci ha detto che se dovesse andare avanti un procedimento sulla questione ci si può costituire come parte civile. In questo caso però non lo possono fare i singoli cittadini, ma lo deve fare un soggetto, un'associazione fondamentalmente, che è dimostrabile appunto che abbia interessi sulla questione, quindi un soggetto che lavora, Rappresenta. rappresenta insomma, degli interessi collettivi sul territorio, che opera sul territorio. Cioè, in questo caso i cittadini o il movimento non avrebbe le caratteristiche per farlo, quindi l'esposto, l'idea è quella di firmarlo come Legambiente, in modo che il consumatore pure è nuovo, quindi se ci vuole un discorso di attività sul territorio, come dire, documentata, insomma comunque certa, forse, comunque insomma un esposto si può fare in questo modo. Ciò non toglie però, ciò non toglie che come fatto simbolico, come fatto di azione del comitato, azione di pressione politica del comitato,
lo stesso esposto o comunque un esposto, noi lo firmiamo comunque come cittadini o comunque prendiamo le firme dei cittadini, è comunque un elemento di pubblicizzazione dell'attività che stiamo facendo. Questo è lo stato delle cose rispetto a quello che si può fare. Ovviamente è aperta la discussione, se ci sono altre idee o notizie le discutiamo. Non ho capito, anche ripeto, all'ufficio legale di Lega Ambiente, però tutti i soggetti che in qualche modo hanno voce in capitolo sulla questione. Certamente ce l'ha il parco, certamente ce l'ha la sovrintendenza, certamente ce l'ha la Regione Campania che ha attraverso ufficio appunto dei fondi europei attraverso i quali sono arrivati i fondi, certamente ce l'ha l'Unione Europea che ha finanziato appunto l'opera, certamente ce l'ha la Corte dei Conti perché a nostro avviso sono stati utilizzati i fondi in malo modo e quindi c'è un discorso di Corte dei Conti. C'è un discorso, e questo è un fatto molto importante, che va fatta ai vigili del fuoco, sicuramente. Non so da questo punto di vista quali altri enti, cioè forse un ente ce l'ho, ma non so se bisogna vedere a che livello, l'ASL, perché uno dei fatti fondamentali, al di là della certezza, io direi, anche se non abbiamo visto le carte, ma le vedremo, che non c'era un certificato di agibilità, ma questo viene fuori anche dalle altre richieste, e a quanto mi risulta per fonti ufficiose il certificato di agibilità sarebbe arrivato nei giorni scorsi, quindi fonti ufficiose, quindi sempre da verificare, ma comunque insomma, queste sono, sembrerebbe la cosa, ma c'è tutto un problema legato all'utilizzo che è stato fatto in quell'occasione, ma ovviamente che vale sempre, relativo alla sicurezza. Cioè in qualsiasi posto, in un negozio, sapete bene che deve avere la porta antincendio, ormai anche il piccolo negozietto deve avere, in una situazione del genere dove metti insieme più persone ci vuole un piano di sicurezza. Ovviamente il piano di sicurezza non c'era, sapete bene perché ci dovevano essere indicate le vie di fuga, ci vogliono dei calcoli sulle vie di fuga per stabilire quante persone ci possono stare, non c'era gli antincendi, non c'era assolutamente niente, quindi è chiaro che quell'evento è stato fatto in una mancanza assoluta di dotazioni di sicurezza. Quindi in questo senso l'esposto, e queste sono cose ovviamente che vanno messe nell'esposto, va fatto anche secondo noi ai vigili del fuoco o anche agli enti competenti da questo punto di vista. Questo è, quindi, però voglio dire, possiamo individuare anche altri soggetti ovviamente che ce la denuncia. Noi individuiamo i soggetti che sono intervenuti in questa cosa. Noi sappiamo che i soggetti, questo si legge il permesso, l'autorizzazione che è stata data, i soggetti in campo sono sicuramente chi ha firmato quell'autorizzazione e chi politicamente ha dato l'input dell'autorizzazione, quindi i nomi stanno scritti là. Mi sembra evidente. No, da un punto di vista dell'esposto però, cioè non è che noi andiamo a perseguire o cindere, noi andiamo a esporre appunto una serie di situazioni che si sono verificate e che noi abbiamo verificato in quella situazione. E le mettiamo a conoscenza, nero su bianco, dei soggetti intervenuti, dicendo. Visto che quello è un dirigente nominato, la dottoressa D'Amore, no? che ha firmato questa autorizzazione, e visto che oltre al sindaco che potrebbe essere un altro soggetto a cui mandare l'esposto, perché lui penso che sia stato un attimino a parere suo fuori, perché lo sentì nel bar, diceva io vengo dopo, no? Come se lui fosse un invitato qualsiasi. Quindi per conoscenza lo invieremo ai carabinieri. Però là fuori i carabinieri, scusa, non lo sanno. Mi sembra un fatto ridicolo. Questo dicevo, di mettere in condizione di chiedere pure se ci sono state le omissioni da parte di chi è intervenuto, e per questa situazione
di inviarla pure al prefetto, perché è l'unico oltre sì, però, al sindaco. Però aspetta, però ribadisco, cioè, ci sono due cose differenti, due aspetti. Una cosa è una denuncia in cui si vanno a individuare le responsabilità dei soggetti. Non dobbiamo noi dire se ci sono delle responsabilità. No, ma proprio come procedura. Cioè, una cosa è la denuncia. Allora io vado a denunciare tizio sembra, perché secondo me ha fatto delle cose. Allora, questo abbiamo detto, ma se è in corso, eh? Io non dicevo, cioè, noi non sappiamo niente. No, ma infatti, allora questa cosa qua, la denuncia, dicevo, ci vogliono ovviamente gli elementi per farla, però se è vero che c'è un ma c'era un piano di sicurezza. No, aspetta, però io ho parlato dell'esposto. Aspetta, sono due cose. Cioè, la denuncia è io individuo che certi soggetti, questi soggetti. La denuncia devi dire che c'è stata una violazione. Una violazione della legge e io denuncio questo, quello, quell'altro perché ha violato. L'esposto fai se come dici se ci sta. Ma nell'esposto tu è chiaro. Dice questa cosa l'esposto significa che noi esponiamo quello che noi sappiamo dei fatti. Di verificare. Di verificare questa cosa. Quindi è una cosa diversa dalla denuncia. Quindi a noi non interessa. Con l'esposto non interessa come dire, individuare la colpevolezza o meno. Io chiedo di verificare. C'era il piano di sicurezza, c'era questo, è stato verificato da parte dei carabinieri questo. Questo sappiamo, questo è avvenuto e ti diciamo di verificare. E queste domande dicevo. Assolutamente. Perché siccome là ci sta una autorizzazione precisa, no? Cittadino sommesso, allora uno dice, ma questo signore come si chiamava? Scusi, non mi ricordo. Francesco Dascoli, visto che risulta residente a Ottaviano, è sempre un cittadino sommesso. Visto che un cittadino singolo è un'istituzione, però di inserirlo e di inviarlo al prefetto, chiaro, perché questo, cioè, ma questo lo davo per scontato, è chiaro che noi andiamo dire a dire nell'esposto quello che è appunto la, diciamo, i fatti che abbiamo potuto verificare e quelle che si vedono. Che non è poca e non è appunto solo il famoso. Insomma, la famosa autorizzazione per quel giorno, ma sono anche tutti gli altri atti a collaterali, appunto dall'agibilità, perché se c'è un'agibilità c'è una documentazione, il collaudo, e quindi ci sta nel collaudo, ci sta scritto anche per cosa è collaudato, con quale destinazione d'uso, eccetera, eccetera. Se c'è o non c'è appunto il discorso del piano di sicurezza e tutti quali sono gli atti insomma, prodotti dal comune e dall'amministrazione comunale su questa cosa. Quindi non sono pochi gli atti che dobbiamo recuperare, non è solo quello e quindi necessariamente dobbiamo avere l'appoggio appunto di soggetti che possono recuperare questi atti. Questi atti noi li, oltre a una descrizione dei fatti avvenuti, che è quella che ci siamo detti e che sappiamo tutti quanti, li passiamo appunto all'ufficio legale di Legambiente, che ci metterà appunto questo esposto e quindi lo presenteremo. La mia proposta però è questa: noi che siamo qua, o anche altri soggetti ovviamente che dovessero essere interessati, indipendentemente ma noi dal fatto cosa... che poi l'esposto lo presenti il rappresentante legale di Legambiente, raccogliere comunque le firme sull'esposto, perché penso che questo possa comunque essere un fatto che ha una sua valenza. Quindi in questo senso io raccoglierei comunque le adesioni però su questa cosa. Nulla toglie che l'esposto sia firmato da singoli cittadini e da associazioni, e poi nel caso in cui prendiamo comunque le ci vuole il numero di firme allora gli esposti generalmente appunto li firma un soggetto in rappresentanza di. Però non è che siccome è un esposto, cioè io ti sto esponendo un fatto. Cioè non ha un valore. Non c'è nessuna paura. Appunto, no, per questo dico. Allora, certo. Il fatto come dire, in qualche modo, perché ecco, insomma, la dico. Però la firma pure i signori che hanno.
questo ti sto dicendo, ma allora lo stavo appunto dicendo, ascoltami, per me questo significa esattamente questo, caro Tommaso, significa esattamente questo, cioè questo movimento, questa azione la stiamo facendo ormai da mesi, sappiamo i soggetti che hanno partecipato o non hanno partecipato, noi li sappiamo. Ma appunto, siccome ci sta una ormai come dire, la realtà è molto spesso distorta dal nostro modo di comunicare attraverso anche i social network, sta succedendo che appunto poi di fatti sembra che chissà chi parla, oppure ci sono persone che si sentono in diritto, senza aver mai partecipato, senza aver dato nessun contributo, senza anche invitati, eccetera, si sentono in diritto di dire di tutto e di più, sul bene e sul male, odio. Allora, questo è un modo concreto, perché stiamo firmando un atto che comunque è un atto, di verificare effettivamente chi poi ci sta o non ci sta, da chi è formato il soggetto che sta facendo determinate questa battaglia, chi sono i soggetti che possono come dire, avere l'autorità di dire io faccio parte di questo movimento e chi no. Quindi il valore di questa cosa è questo, prima che un valore, come dire, legato all'esposto. Per questo lo sto dicendo e per questo quindi io ritengo che al di là ovviamente la firma andrà messa quando ci sta esposto, però già da adesso prendiamo tutti i dati dei soggetti perché nome, cognome, data di nascita, quindi i dati necessari per fare per la firma, dei soggetti che hanno interesse a firmare. Ovviamente è aperta, cioè chiunque può firmare, non c'è nessun problema. Però devi firmare. Una precisazione tecnica, Andrea, no, ma solo una precisazione tecnica. Allora, l'ufficio, cioè, diciamo, i legali di Lega Ambiente chiaramente hanno detto le cose che Mimmo ha riferito, chiaramente non avendo approfondito e non avendo letto nessuna documentazione, nel senso che non c'è stato un incontro, sono stati consultati per telefono, per cui la loro prima necessità è quella di leggere le carte e di capire bene qual è la situazione, anche perché come procedure e come modo di fare Lega Ambiente prevede che in questa situazione a costituirsi non siano le unità territoriali, i circoli territoriali, ma sia direttamente il presidente regionale di Lega Ambiente. È la stessa procedura che noi abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto il ricorso al TAR verso Cavasari, che abbiamo vinto. Lì non è stata Lega Ambiente Area Vesuviana che si è costituito, ma è stato Lega Ambiente Campania, e per una questione di organizzazione, perché in questo caso sarà Lega Ambiente, per cui ci sono questi due ulteriori passaggi da fare. L'avvocato deve incontrarci e approfondire la situazione e capire, leggersi le carte, e dopodiché questa cosa deve essere riportata in Lega Ambiente regionale, dopodiché non credo che ci dovrebbero essere problemi, che anche in passato, nei riguardi per esempio della discarica che tenevamo sul territorio, Lega Ambiente Campania ha firmato tutte le denunce e tutti gli esposti e tutti i ricorsi che gli abbiamo chiesto di firmare, perché ce n'erano le condizioni. Sicuramente le case occuperanno gli addetti alla voce. Chiaramente l'interesse penso che sia sintetico e generalizzato, quello di chiedere approfondimenti su quello che è avvenuto in tutte le sue forme e in tutti i suoi fenomeni irrisori, persino nell'utilizzo dell'evento istituzionale come alibi per fare una festa, che è un precedente, va compreso se è utilizzabile o riutilizzabile o meno. Superando rapidamente questa faccenda penso che sia abbastanza condivisa, non vedo punti contrari. Un'altra cosa che suggerisco, ma penso che sia una cosa, se no si fa confusione. È facile attaccare un movimento dicendo che il movimento non è propositivo, un movimento ha fatto questo lavoro mesi fa, qualcuno giustamente raccogliendo il senso politico degli eventi ha firmato un volantino per chiedere la dimissione di un amministratore, sono d'accordissimo, proprio per questa ragione qua, perché c'è da fare su quel castello. La teoria avversa alla nostra, la teoria per cui si farà ristorazione secondo questa amministrazione, dice che non è possibile fare quello che c'è qui,
i firmatari di quel documento, insieme all'esposto, dovranno presentare in qualche modo, trovare la forma, la ragioneremo assieme, in Consiglio Comunale, questa proposta come quella organica per la gestione del castello. Se no è facile, è facilissimo che qualsiasi amministratore rucolo di turno possa dire ma io non ho capito poi che volevo, fingendo di non sapere. Quindi da adesso in poi si chiarisce che quello che è avvenuto per noi è un fatto grave dal punto di vista legale, dal punto di vista dei comportamenti, dal punto di vista del rispetto dei cittadini, dal punto di vista anche del rispetto di se stessi da parte dell'assessore che è stato presente al precedente incontro di questo movimento. Ma si ritorna, secondo me, si deve ritornare urgentemente al tema principale. Sì. Io questo lo suggerisco a tutti noi, perché è facilissimo per tutti. Ho un'avversità per questa amministrazione a pelle, ma è un problema mio, non è un problema della cittadinanza. Non penso sia un problema della cittadinanza perché l'ha eletta, voglio discutere del castello. Ritorniamo urgentemente, facciamo quello che dobbiamo fare e qua ritorniamo urgentemente a proporre l'idea vincente per la gestione del castello, perché questa è l'idea vincente. Quelle ideucole, quelle cavolate che questa gente propone come l'unica soluzione possibile, non ci interessano. Nel silenzio, negli esposti, nelle denunce, nel tutte cose legittime, ma se ci riduciamo a fare questo, loro faranno quello che devono fare. È vero, sono d'accordissimo con te, perché noi abbiamo una classe politica che è quella che abbiamo, è quella, è per cui quello che noi abbiamo fatto durante quel Consiglio Comunale non è servito a niente da un punto di vista tecnico. Perché? Perché i consiglieri comunali, anche quelli di opposizione, che in quella fase, poi di fatti è passato un anno e non hanno fatto assolutamente niente. Il fatto che sia successo qualcosa tecnicamente, per cui quest'anno, bene o male, non c'è stata l'emergenza, non è dipeso certamente dal loro operato. Punto. Quello che, quindi l'operato che è servito è stato quello che abbiamo fatto un po' prima, cioè appunto è che ha portato a quel documento. Quindi il valore di quel documento è ancora una volta un valore politico molto forte, cioè che ha fatto sì che il gruppo di persone, cioè in quel caso il comitato che ha lavorato su quella cosa, ha avuto una voce forte in capitolo, ha avuto la possibilità di smuovere anche le persone attorno a quella cosa. E io ritengo che il fatto che stiamo qua questa sera, stiamo a discutere del castello, non è un fatto che è scollegato da quella, ma è perché abbiamo fatto un percorso e stiamo facendo come movimento, come comitato, un percorso che porta in qualche modo a smuoversi anche su altre questioni. Quindi questa non è una cosa da poco. Io inviterei tutti a non cadere ancora una volta nel fatto oppure la denuncia. Non è questo, o non è solo questo il problema. Laddove ci stanno gli estremi, noi li facciamo. È così come sull'acqua abbiamo firmato la denuncia contro Lavori e ci stavamo in quella cosa, quindi l'abbiamo fatto, così come su tutta laddove ci sta. Ma il movimento o le azioni che facciamo hanno anche un'altra forte valenza, che è quella di svegliare appunto le persone, di mettere al centro della discussione politica, perché questo è avvenuto. Se da 6 mesi stiamo lavorando su questo e se da 6 mesi noi ci vediamo, ma intorno si parla di questo e sono successe delle cose su questo, vuol dire che politicamente abbiamo fatto un'azione forte, cioè che è quella di risvegliare le persone attorno a degli argomenti di interesse delle persone, che significa far impegnare le persone, far partecipare le persone. Quindi questo è un fatto importantissimo, non lo dobbiamo mai dimenticare, non dobbiamo cadere nella trappola appunto di chi dice non serve a niente, serve a moltissimo. Tanti interventi aggiunti alle varie cose espresse anche tramite Facebook. Buonasera. Ciao. Sento anche un po' l'esigenza di mettere ordine, quindi poi magari dire quelli che secondo me sono dei punti importanti, e anche un'idea, o meglio una proposta che mi è venuta in mente in questi giorni, proprio riflettendo su queste cose. Da dove partire? Per esempio la parola movimento, che così mi ci sono soffermata, e che, come dire, non mi sembra una parola casuale, che una parola che a differenza di partito
La parola movimento indica anche un'idea di dinamismo, no? Di qualcosa che non è fermo, che non è limitato, che forse ospita anche più idee e anche magari più partiti o persone provenienti da partiti, da associazioni, no? Un qualcosa di dinamico. Questo perché, appunto, come diceva anche Lorenzo nell'intervento, uno dei temi che sicuramente è tornato spesso, quindi io credo sia fondamentale, è il significato politico di questo movimento, il significato anche della parola politica, anche se in breve. In quanto questo movimento è politico nel momento in cui si occupa di cose di interesse comune, cioè è il senso proprio base della politica. La politica base la fa chiunque si impegna a fare delle cose che non riguardano solo il suo privato interesse, quindi chiunque aiuta una persona, chiunque insomma nel suo piccolo si muove, no? Quindi questo movimento è politico sicuramente in senso base, e quindi è giusto salvare questa parola, tenere questa parola e non perdersela. Però purtroppo quello che succede è che la percezione di questa parola, e su questo ci dobbiamo focalizzare secondo me, la percezione della parola politica, quindi la visione proprio dei simboli e dei partiti, è qualcosa che nella mente comune di tutta l'Italia, non so, insomma, vesuviana, è qualcosa di marcio, no? E se ne parla, ma se ne parla in TV, se ne parla ovunque, cioè non è che la stiamo scoprendo noi per la prima volta. Però credo che focalizzarci su questa cosa e capire come poter, come dire, anche un po' evitare l'ostacolo, proprio superare l'ostacolo, credo sia importante, perché trascurare questo elemento invece forse vuol dire continuare a cadere nella speranza, appunto, che le persone ci capiscano, perché tante persone appunto hanno dei pregiudizi a priori, perché, diciamo, questo movimento, in quanto c'è il PD, in quanto c'è la sinistra, no vabbè, allora si stanno creando campagna elettorale, no? Quindi credo sia importante fare questa cosa. Inoltre mi sembra che molte delle persone che sono appunto presenti in questo manifesto non abbiano dato un contributo effettivo, cioè tante volte venivano alle riunioni e non dicevano nulla. Quindi di fatto è proprio vero, loro sono presenti solo come simbolo, e a noi a che ci serve questa cosa? Cioè, a che ci servono proprio i simboli? E questa è infatti... E questa infatti è la proposta. A noi che ci servono questi simboli? Cioè, perché ce li dobbiamo tenere? Perché non li leviamo? Cioè, abbiamo deciso di raccogliere firme, e mo infatti la cosa che dicevi tu, no? Raccogliamo le firme, mettiamoci i nomi, mettiamoci proprio le facce. Così come su Facebook c'è la nostra faccia, il nostro profilo, c'è la nostra foto. Noi ci mettiamo noi stessi, il nostro nome, il nostro cognome, il nostro impegno vero, reale. E chi se ne frega del PD, del PDS, di quello che è, cioè voglio dire, leviamoli. Non ci servono. Cioè, questa ovviamente è un'idea, però visto e considerata la difficoltà e visto e considerati gli ostacoli e i pregiudizi che sono duri, cioè andare da un anziano, l'abbiamo visto in piazza, andare da un anziano e spiegargli, guarda, io non vengo da nessun partito, poi dice, vabbè, ma non ci crede lo stesso, no? E quindi, cioè, perché non provare, ecco, magari a, come dire, a volerci mettere appunto semplicemente il nostro impegno, la nostra faccia, che appunto penso dal castello, poi si sposterà ad altri temi anche, soltanto questo. Poi possiamo discutere su questo. Comunque la vita politica di un comune, così come vedete, funziona in questo modo, cioè nell'amministrazione ci stanno i soggetti, i rappresentanti dei partiti che sono stati eletti. È normale che se noi politicamente vogliamo ottenere dei risultati, così appunto facevo l'esempio prima rispetto all'acqua, se noi vogliamo ottenere che in consiglio comunale si legga il documento nostro che abbiamo preparato, è chiaro che ti devi rapportare anche a questi soggetti, non c'è dubbio, cioè non puoi pensare di cambiare oppure di fare tutto al di fuori di quelle che sono le altre situazioni, le altre forze sul territorio. Ci stanno le forze sul territorio, ti vai a confrontare con queste forze, non significa essere queste forze, sono due cose completamente diverse, e ribadisco, almeno non mi sembra che abbiamo mai avuto questo problema. Una coalizione diversa dall'attuale dovesse vincere e ci sono per esempio i partiti che hanno firmato quel documento, voglio vedere come fanno una cosa diversa. Non è così, perché appunto, cioè, ci stanno delle cose, devono rispondere comunque a un'azione, quindi politicamente è questa è l'accezione in campo, sono queste. Andiamo avanti, noi verificheremo ancora con l'avvocato questa questione dell'esposto.
poi troveremo la forma in cui farlo, se firmarlo come dicevate voi, e firmarlo congiuntamente, associazioni per singoli. Secondo me dobbiamo spingere. Io voglio dire una sola cosa, perché managgia, che Gassolo mi ha avuto l'infarto ieri, mia moglie sta stanotte, un loretto Marchi a Giacomo, già stanno questo arrivando i messaggi. Io voglio arrivare solo a una situazione, perché io sono pratico. Allora, il discorso è molto semplice. Se viene un sindaco alla manifestazione e un assessore si fa vedere lì tutta bella pimpante che festeggia insieme eccetera eccetera e mi fa la contro informazione che un soggetto comunista gli dice vergogna e questo con cui lo fate vergogna dice io non posso essere maltrattato da un moccioso. A me mi pare che il suo paese ribavrattino. Perché? Voglio dire una cosa. Vado ad un castello, che io sono un buono cittadino e dovrei dimostrare alla gente che vivo in una vera democrazia. Gioco con un insegnante, professore, i messa, mi si scuola. Come? Un castello bene pubblico, non è stato ancora inaugurato, non c'è trasuto una popolazione, non si è tirato un'astra a quale dovevano andare tutti qua e tu mi puoi insegnare quello che è successo con Cutolo. E lì Cutolo l'abbiamo presa dalla camorra, è andata a finire in mano al popolo, non certamente c'è nulla da mettere il cocco pensionato in Soina Hill o in Patab, non ci festeggiò. E quindi io come persona, io già non mi rendo un cittadino che sono da Chiavaca, punto e basta, già non ne essa partecipato. O che cosa vogliamo ritornare? Dietro nel tempo, ricollegandoci a Lorenzo, cioè si invita una persona, faccio fare un documento a una guaglione che ci mette l'anima e il cuore dal mese di aprile. Se io sono un soggetto che rappresenta le libertà o la semi-libertà, va bene? Io mi assetto e dico, tu Mariancio, hai fatto un bel lavoro, vabbè? Queste sono le situazioni. Cioè tu ti permetti ancora di riuscire. Non avete capito niente, i costi sono alti, ci vogliono 120.000 euro al mese, cioè, ma è bello a parlare così. Cioè, io se tenessi un amministratore in un palazzo mio, bello e buono, per gestire questo palazzo sono 120.000 euro. Cioè, siete amministratore, ma chi dà la patente per fare l'amministratore? Cioè, non c'è stato ancora un confronto democratico serio tra le parti, perciò ritengo che questo documento di Mariangela Farì ha consegnato un vagaffaio bustino. Goppa ogni stanza dei consiglieri e dice New Land, lì è già detto, lì è già detto. Scusate, Tommaso, però appunto cerchiamo di chiudere le cose. Allora, c'è questa problematica, decidiamo che cosa fare. Noi avevamo deciso in una precedente riunione quello che ho detto, cioè raccogliere firme e consegnare. Con le firme. Mo ci stanno le proposte, decidiamo come farlo. Tommaso dice prendiamo domani 20 copie di queste cose, li portiamo a Trento, quante sono? Ai consiglieri, ognuno ha consigliere. Prima proposta. Seconda proposta, cioè quella che facevo io, è lavoriamo a un documento di 2, 3, 4 pagine che insomma sottolinei, spieghi appunto quelle che sono le nostre posizioni e questo documento insieme al dossier lo consegniamo ai consiglieri nel consiglio comunale chiedendo appunto di metterlo a latte il documento che facciamo. Queste sono le due proposte. Ma questa cosa non sarebbe concordarla prima con i consiglieri? Ovvio, bisogna lavorare. È inutile che ci mettiamo, però sono due cose, quella che dice Tommaso si fa rimanere a mattina, cioè si prendono le cose e si porta al protocollo e si portano ai consigli. È una possibilità. No, ma ci sta, secondo me, l'altro. Cioè se ce ne stanno altre, però decidiamo. L'altra è quella delle firme. Cioè che secondo me comunque dobbiamo continuare a raccogliere e comunque, però secondo me le cose, però le possiamo anche l'una non è che esclude l'altra, capito? Cioè, se è necessario secondo Tommaso, perché Chris continua a dire che non ha avuto una proposta, fare avere questo documento ufficialmente, consegniamo il documento, poi facciamo anche quello che dici tu e poi raccogliamo anche le firme, cioè non voglio dire... La ridondanza aumenta l'efficienza di un sistema. Chi se FMI, si dice in bici, quindi... Siamo d'accordo. In un consiglio tecno...
logicamente avanzato, basterebbe un'email ad ogni consigliere con il documento allegato di minoranza, la semantica con la presente vogliamo mettere con i consiglieri di minoranza, poi si concorda che nel con la conferma di aver letto. La questione è fondamentale perché oh, lui se è più noi bravo. Vediamo di vista l'obiettivo è qui è nato questo comitato, che non è nato come un comitato diciamo per cazzeggiare su degli argomenti, è nato come comitato per chiedere e invitare le persone a partecipare, perché questa è la richiesta che continuamente noi leggiamo sui giornali, dappertutto la gente chiede di partecipare e noi abbiamo aperto. Prima abbiamo creato un luogo della discussione per la partecipazione, poi abbiamo aperto una pagina su Facebook che doveva servire a questo. In realtà lì ci si trova di tutto. Sostanzialmente si va dalle questioni che riguardano la singola persona a questioni che non hanno niente a che fare con il castello, è diventato una specie di vetrina anche per altre cose. Io stesso l'ho utilizzato in questo modo. Per esempio, l'ultima volta ho postato quella fotografia con i quattro simboli. Sì. L'abbiate visto. Quello pure è un modo improprio di utilizzare quella cosa, quindi io sono il primo a dire che la pagina del castello deve rimanere su quel tipo di argomento e deve riguardare tutta la problematica che è collegata all'utilizzo del castello come bene comune e tutte le cose che riguardano i beni comuni, senza scadere, come hai detto pure tu, l'hai detto meglio di come ho detto io ieri sera, quindi l'hai detto meglio tu stasera, in fatti che poco hanno a che fare con l'idea di fondo, che è quella di salvaguardare un bene che è destinato all'uso pubblico. Questo è il concetto fondamentale. Se noi invece attiriamo l'attenzione su altri argomenti o su altre situazioni, si boicotta in questo modo, non si favorisce. Quindi questo è diciamo, tutti quelli che parteciperanno dovranno partecipare a queste condizioni. E io inviterei a mettere un amministratore che ha un compito anche in questo senso, cioè di evitare che su quelle pagine appaiano situazioni che poco hanno a che fare con quello che è di fondo. Però volevo chiedere una cosa a Gabriella, perché una cosa che abbiamo detto all'inizio e mi pare di capire che lei forse ne sa qualcosa in più sulla questione inchiesta che sì, ci sarebbe in questo. Perché io tutti i giorni mi sto sentendo insomma con gli inquirenti che hanno diciamo anche attenzione a quello che un comitato si sta facendo, perché dopo diciamo non è che le azioni sono visibili, mentre uno lo arresti, lo pigli, lo metti in macchina e te lo porti, purtroppo un'inchiesta di questo genere ha delle cose molto lunghe. Pensa che la questione dell'anno scorso delle tangenti ad oggi stanno ancora producendo atti. È passato un anno. Quindi ci confermi che c'è un'inchiesta in corso. Perfetto. Anzi, la cosa delle firme, l'idea di fare il famoso esposto con i 600 del comitato, quelli che magari non so se magari potessero mettere con dei banchetti in piazza, era cioè più firme si portano sotto un esposto e si portano prima in procura e la procura lo manda ai carabinieri, insomma, quindi andiamo proprio a un organo superiore. Portiamo questo esposto in procura, lo protocolliamo in procura all'ufficio denunce, a quel punto non possiamo essere ignorati, perché i carabinieri insomma hanno fatto la loro relazione di servizio dove vengono sottolineate una serie di cose, viene sottolineato che quel castello non aveva l'agibilità, che loro in un precedente documento attestano di non aver dato l'agibilità, che loro in quel giorno hanno dato gli straordinari ai vigili perché hanno messo i vigili a lavorare lì fuori per garantire la sicurezza degli ospiti alla festa. Ci sono tutta una serie di reati commessi all'interno di quel documento. Perché non hanno sospesa, scusa. Non è stato sospeso perché non era in quel momento un loro compito sospendere la festa. Loro devono accertare verbalità, loro hanno verbalizzato i presenti. Hanno contato che dovevano essere 40 ed erano dentro, che non eravamo fuori, 150. Hanno verbalizzato e preso tutto quello che riguardava il cibo, il modo in cui il cibo è stato servito. Anche altri aspetti sanitari che a noi ci hanno il piano di sicurezza prevede direttamente in la chiusura dell'hotel locale della festa. Guarda, io ho chiesto anche agli organi superiori perché non è stata bloccata, mi sono detto in quel momento i carabinieri non potevano, però l'inchiesta è aperta, in corso, c'è stata assegnata l'indagine, quindi stanno procedendo, certamente un esposto appoggiato per dirti da 100, 200, 300 persone è una cosa che la procura di Nola non potrebbe mai ignorare. I reati ci sono, tocca a noi a questo punto andare avanti, anche perché dal comune stanno cercando in tutti i modi, ecco perché mandano avanti Emanuele,
di diciamo di svilire la situazione, cioè come se noi a un certo punto ci sfastriamo, anche con qualcuno ha detto ci sono magari parenti, insomma siamo tutti o amici o parenti o conoscenti, magari del dirigente o del marito della dirigente o chi per essi, e noi a quel punto ci blocchiamo, non denunciamo più le cose. Qua non si tratta di una questione personale, ecco perché è brutto dover rispondere Emanuele o è brutto dover dire il dirigente quanto tale, è un'amministrazione che ha deciso una cosa, perché poi la cosa grave che poi verrà ascoltata penso in questi giorni è anche la dottoressa Cerciello. Il manifesto che è uscito non va sottovalutato, perché all'interno di quel manifesto vengono rese note una serie di notizie di reato, perché la dottoressa Cerciello ha un documento dove le viene detto che il 19 giugno, le date sono fondamentali, ce l'ha anche il l'autorizzazione di, non c'era. Ce l'ha anche il figlio di Ciro Serapont. Appunto. La quale è stata negata la stessa cosa. Loro non potevano fare niente. Poi invece il 27... La stessa firma della stessa dirigente. Stessa dirigente. Poi la signora Cercillo aggiunge, la dottoressa Cercillo aggiunge anche altre cose, di aver parlato con il sindaco, che prima le ha garantito che sarebbe fatta questa cosa, tant'è vero che lei aveva tutto preordinato, pronto per farlo sabato e domenica, e poi di aver detto all'ultimo minuto, ecco la solita insomma che mi viene a dare fastidio, mi sta dando solo fastidio. Gliel'ha detto la sera della festa quando ha cacciato a noi, insomma, quando stavamo là fuori e con noi non ha voluto parlare. Quindi c'è un'inchiesta in corso. Tutto quello che fa il comitato è di supporto da parte dei cittadini al comitato. E come dice giustamente Crescenzo, non è che il castello è l'unica cosa che di grave è stato fatto, perché almeno io e Gaetano, voglio dire, come giornalisti ci siamo occupati negli ultimi anni, questa amministrazione di illeciti ne ha fatti tanti, purtroppo la legge italiana dove vede e dove cieca, qualcosa è andato avanti e non è vero, come dice qualcuno, che non saranno rinviati a giudizio. Probabilmente presto saranno anche rinviati a giudizio. Come c'è il rinviato? Quindi loro rispondono. No, loro hanno detto a qualcuno che. 20 giorni fa gli è arrivato all'ennesimo rinvio a giudizio al comandante di Palma. No, vabbè, io mi riferisco poi all'amministratore. E agli altri due vigili che stavano sindaco, con lui. Però neanche questo, guarda, capito, me la prendo pure con te, questo neanche è uscito. No, non l'abbiamo saputo. Ma che te faccio? Crescendo, no, raggiunto il quinto rinvio a giudizio. No, guarda, a volte se cos'è, ti assicuro, non è mancato, nonostante le minacce che mi sono. Giunte, perché mi minacciano più volte, non, che loro ormai sono convinti, ecco, i soliti comunisti che devono rompere il cazzo, certo. Non è una questione, cioè loro continuano a minacciare e dire che noi lo facciamo mai apposta, cioè loro sono convinti, vabbè, però io non lo so, lo facciamo apposta e noi non lo facciamo, no, informati, vi prego, che te lo chiedo pubblicamente, quando sapete di queste cose che siamo, informati, purtroppo la mia foto è per succedere, perché per esempio loro stanno dicendo in giro che era stata chiusa l'inchiesta quella sulle tangenti, non è vero, l'inchiesta sulle tangenti non è assolutamente chiusa, probabilmente arriverà presto il mio giudizio, poi ne parleremo in tribunale. Ma loro dicono Italia, perché ti devono far sembrare che sono intoccabili, certo. Quindi tu ti distogli. E loro vogliono in tutti i modi fermare, guardate, questa è una delle cose, infatti l'ho detto nell'attacco del mio pezzo l'altro giorno, sono stati capaci con il castello di risvegliare le coscienze di Sommai Suviano, che erano assopite, salvo i pochi che si sappiamo, ormai ci conosciamo, ci possiamo contare le mani, che abbiamo sempre battagliato, la gente si è veramente indignata, perché a me sul sito arrivano commenti di ogni genere, gli IP sono diversi, quindi non posso dire sono sempre stesse che commentano, non te ne niente da fare, cioè la gente è indignata e mi chiamano da paesi vicini per dire certo. Bisogna fare qualcosa, perché il castello di Somma non è con lui, come diciamo, noi abbiamo l'assessore per controvarlo, lui dice il fatto, vabbè, ma quella a Napoli la gente li fanno i matrimoni, ma Napoli c'ha 100.000 palazzi, ma pure che un palazzo ci fanno i matrimoni, non succede niente, noi abbiamo solo il castello d'Alagno. Non abbiamo sala di torno, non abbiamo biblioteche, non abbiamo un posto per esporre le meraviglie che sono siamo fuori, dovere, insomma, da Santa dalla Villa Agostea. Ma perché noi dobbiamo continuare? Poi siamo il paese con la più alta densità di ristoranti, cioè tra popolazione e ristoranti, noi abbiamo più ristoranti che cittadini, insomma, è una cosa allucinante. Cioè, non fermiamo questa cosa, io se avevo capito che noi stiamo facendo una lettera da protocollare benissimo al sindaco, che devono saperlo tutti, consiglieri, assessori, sindaco, segretario generale, direttore generale, tutti quanti devono sapere, comandante dei vigili, cioè tutti devono essere informati di questo documento, in modo che nessuno domani potrà dire agli inquirenti noi non eravamo stati informati, e poi però l'esposto dovrebbe... Questa conferma che comunque c'è un'indagine in corso, perché si era detto però non avevamo certezza. Allora, le cose che facciamo sono: uno, consegna al comune del protocollando del dossier con l'indirizzo all'attenzione di tutti i consiglieri comunali, di tutti gli assessori, del sindaco e del direttore generale, cioè, quindi a tutti i soggetti che sono. Quindi ci vuole semplicemente una persona che fa l'elenco di queste cose e consegna il documento. Due, prepariamo un documento a corredo di questo, dove
spieghiamo meglio, insomma, spieghiamo con più decisione quali sono le nostre, diciamo, posizioni sulla cosa, e che passeremo questo invece al Consiglio Comunale chiedendo ai consiglieri di opposizione di fare proprio quel documento e questo documento, e quindi una diciamo, presentazione ulteriore ufficiale nel Consiglio Come Comunale ad hoc. Io ho una cosa sola, lui continua a dire che nel prossimo Consiglio Comunale porta il regolamento al quale noi non potremo più mettere le mani. Va bene. Come si può bloccare questa cosa? No, io non penso che tu possa bloccare una cosa del genere. Se quello può presentare. Perché poi se lo approvano in Consiglio Comunale è finita. Se loro presentano un regolamento, non penso che puoi fare niente. Ci sarà una discussione, se lo votano o non lo votano. Va bene, ma voglio dire. Questo è un fatto. Quello che volete fin quando è stato, scusa, mica sono tu, la discussione, appunto, il regolamento. Va benissimo, noi portiamo, appunto, per questo noi portiamo un regolamento, perché il regolamento noi l'abbiamo scritto, e chiediamo all'opposizione di farlo proprio, per cui se ci sarà quel regolamento ce ne sarà un altro, e questo, diciamo, come azione su quel regolamento. Per quanto riguarda l'esposto, continuiamo a raccogliere le firme, facciamo due, e nel frattempo continuiamo a raccogliere le firme sul documento. Per quanto riguarda l'esposto, facciamo l'esposto, lo mettiamo in piedi, è necessario però avere gli atti registrati, quindi i consiglieri comunali che si sono impegnati a fare questa cosa li dobbiamo sollecitare, dobbiamo avere al più presto gli atti. Nel frattempo insieme all'ufficio legale di Legambiente mettiamo in piedi l'esposto. L'esposto lo firmo, o sarà uno o saranno due uguali, uno o comunque su uno, se è uno solo ci sta sicuramente la firma di Legambiente Campania, perché questo sì, vabbè, chiaro, sicuramente, nel senso la cosa è che se si dovesse andare avanti, se questo procedimento dovesse andare avanti, avendo l'appoggio di un ente come Legambiente Campania, possiamo costituirci parte civile. Mentre invece come singoli soggetti non lo possiamo fare. Contemporaneamente però firmiamo tutti quanti noi e tutti quelli che vogliono firmare, firmiamo comunque l'esposto in pratica. Queste sono le cose che facciamo. L'unica cosa è appunto che ci vuole un gruppo, 3-4 persone che si vedono e mettono in piedi questo documento.